Allora, abbiamo qui Michele Turchi, ci deve innanzitutto dire come si prospetta l'anno prossimo al CUS, cosa si aspetta, su a lanciare anche un messaggio all'allenatore, siamo sicuri che Davide ti sta guardando. Allora, l'organico è incrementato quest'anno, abbiamo avuto due o tre nuovi ingressi abbastanza, due o tre buoni ingressi e speriamo di fare un ottimo campionato come alla fine è stato anche quest'anno, magari con un qualcosina in più. Beh, devo essere seria. Hai richieste particolari da fare, tipo sul ruolo, vorresti sperimentare cose nuove? No, no, resto banda. Banda rimane. Sì, assolutamente. Invece andando un attimino al di fuori dal settore pallavolistico, abbiamo intervistato prima Paolino che ha detto che se avesse possibilità di andare su un'isola deserta andrebbe con te e l'ha anche motivato. Vabbè, allora una l'abbiamo già scelta perché è quella che abbiamo detto più alcolizzata, così non c'è problema, la Marica che ci fa compagnia, una è la Nico assolutamente non può mancare, così se casca una noce di cocco sicuramente è la prima che la va a raccogliere, e la terza andiamo a sorteggio, come non lo so. Guardiamo se riesci a indovinare quali erano queste motivazioni che ha addotto per giustificare il fatto che ha scelto proprio te. Allora, che sono una ragazza molto sensibile, intelligente, simpatica. Sono queste, no, le classiche cose che solitamente si dicono. E se non ci fosse la telecamera accesa, secondo te cosa avrebbe risposto? Beep! No! E se tu dovessi andare su un'isola deserta, preferiresti, scegliamo tre nomi a caso, Hannibal the Cannibal, Paolino Ventrelli o Greg Lucani? Ah, è difficile, non capivo la... ma io sicuramente Greg. Allora se dovessi scegliere tra due nomi, tra Hannibal the Cannibal e Paolino Ventrelli, chi è che sceglieresti? Ma vorrei capire molto, vorrei capire la psicologia di Hannibal, quindi scegliere. Se rimanesse solo Paolino Ventrelli, chi sceglieresti? Vabbè dai, Paolino Ventrelli. Ok, un'ultima domanda invece proprio sul tecnico, sappiamo delle tue qualità. No, sappiamo sei stata giudicata in assoluto la miglior giocatrice estiva di calcio Balilla. Dov'è che ti sei allenata in tutti questi anni? Ma nel bar della provincia, soprattutto vicino a Varsi, a Contile. Dove abito io in montagna e basta, mio padre è stato un grande istruttore in questo, mi ha aiutato in questa mia carriera che sicuramente avrà più. Quindi ti senti ringraziare? Sì, mio padre proprio dal profondo del mio cuore, grazie mille papà, e sicuramente avrò un futuro da calciobalista migliore, sì, che da pallavolista. Grazie mille. Prego, grazie a te.